Livigno è un comune italiano di 6.775 abitanti della provincia di Sondrio in Lombardia, è il più settentrionale e il più esteso comune della Lombardia. Zona extradoganale, fa parte della comunità montana Alta Valtellina ed è una stazione turistica invernale ed estiva delle Alpi. Livigno è una località dell'Alta Valtellina posta a circa 1816 metri di quota, nell'omonima valle, ai piedi delle Alpi di Livigno. Il paese si snoda lungo la strada che percorre per oltre 15 km, l'intera valle attraversata dal torrente Acqua Granda, che convoglia le proprie acque verso i Noè e da questo al Danubio per finire nel mare. Livigno è quindi uno dei comuni italiani non appartenenti a bacini idrografici italiani. È raggiungibile dal resto del territorio nazionale unicamente dalla Valtellina attraverso il passo del Foscagno, percorrendo la strada statale 301 del Foscagno, oppure dalla Svizzera tramite la forcola di Livigno transitabile solo in estate, passando per la valle di Poschiavo, altrimenti attraverso la galleria stradale, dall'Engadino. Livigno ripresa in lontananza dalla confluenza dell'Acqua Granda nel Lago del Gallo nel suo territorio è compresa la frazione di Trepani, che si sviluppa fino a 2250 metri. Tale quota ne fa il secondo centro abitato permanente più alto d'Europa dopo Juf, in Svizzera Aira, infine, è una località che dà il nome al passo. Sentiamo ora il parere di alcuni operatori turistici. Bene, ci troviamo all'Hotel Flora in centro di Livigno, siamo con Camilla Cusini che è la responsabile del ricevimento. Buongiorno Camilla. Buongiorno a lei. Allora, avete riaperto, è cambiato qualcosa rispetto allo scorso anno? Sì, allora qualche cosina sicuramente è cambiata rispetto all'anno prima, dovuto a questa situazione appunto del Covid-19. Sono cambiate prettamente, diciamo, il sistema in cui ci giriamo qua all'interno della struttura, quindi a livello preventivo, distanziamento. Seguite un protocollo, diciamo. Esattamente. Sanificazione, distanziamento sociale, sì. E anche quando c'è il check-in viene fatto qualcosa di diverso? Sì, sicuramente viene significato ogni volta che abbiamo un check-in diverso, sì. Distanziamento, ovviamente noi come anche dal cliente c'è l'aspettativa dell'utilizzo delle mascherine, dei guanti appunto se necessario e se ci sono qualche scambio di documento in maniera diretta. Benissimo, i nuovi clienti da dove arrivano principalmente quest'anno? Quest'anno sono principalmente clienti italiani. Siamo con Mirko Bormolini qui a Livigno. Buongiorno Mirko. Buongiorno. Allora, quest'anno è iniziata un'estate un po' diversa dal solito. Sì, siamo ripartiti. Il bello è questo. Quindi ci siamo ancora, siamo riaperti qua a Livigno in una situazione un po' diversa dalle solite estati. Ecco, cos'è cambiato rispetto agli altri anni normalmente? Ma soprattutto la prevenzione che abbiamo verso il cliente, quindi tutta la struttura è stata sanificata e abbiamo tutte le precauzioni per accogliere i nostri ospiti in sicurezza. L'Hotel Flora riaperto. Vi aspettiamo a Livigno. L'Hotel Meeting è aperto. Vi aspettiamo a Livigno. L'Hotel Daniela è aperto. Vi aspettiamo a Livigno. L'Hotel Garniosi è aperto. Vi aspettiamo a Livigno. Grazie. Bel goccino di latte di cervo, pronti signore? Grazie. Salute! Grazie. Eh?
Vi aspettiamo a Livigno.